concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz Dag Auto, variante Est Mano Calzati, 0825 67 52 02. Ciao, Rino Giuscia, giornale dell'Empinia. Salve. Arrivi in una batteria abbastanza bilingue di difensori centrali, perché con te siete in cinque, però tu hai, come dire, una caratteristica diversa rispetto agli altri quattro, perché sei mancino naturale. Questo fatto potrebbe essere, dal punto di vista tecnico-tattico, una corsia preferenziale per te nelle opzioni di Novellino? Innanzitutto buonasera a tutti. Ma certo, è normale che negli anni questa caratteristica mi ha avvantaggiato molto, perché comunque in quel ruolo è difficile trovare centrali mancini. Però è chiaro che io entro in punta di piedi, nel senso sono l'ultimo arrivato, c'è una batteria di centrali, appunto come ha detto lei, che ha fatto il ritiro con il mister, quindi conosce tutte le sue caratteristiche, il suo modo di giocare. Io sono arrivato oggi, ma già dal primo allenamento comunque mi sono trovato bene anche con i compagni, e quindi sono contento, insomma. Ciao, prima che chiedo di dare un minuto. Salve. Benvenuto. Edino, se ci puoi raccontare un po' questo che è stato un'ora del Novella, un inseguimento lunghissimo, particolare di questo inseguimento, cosa ti ha convinto e le tue impressioni? Diciamo, tra virgolette, la mia storia con l'Avellino inizia già 3 anni fa, perché comunque con il direttore, appena io ho finito il primo anno in primavera, ci eravamo sentiti e comunque a lui avevo fatto, tra virgolette, una mezza promessa che sarei arrivato qui una volta uscito dalla primavera. Per quanto riguarda quello che è successo quest'estate, io ero, come ben sapete, ero un giocatore della Roma, e appena finito il campionato comunque avevo già l'accordo con l'Avellino. È chiaro che poi però c'è stato questo passaggio al Sassuolo, che giustamente ha fatto un investimento e ha voluto valutarmi in ritiro, se l'opzione giusta era quella di mandarmi in prestito oppure di tenermi lì. Ma comunque io avevo sempre detto sia al mio procuratore che al Sassuolo, appena ho firmato, che se fossi sceso in Serie B, la piazza giusta per me era qui, quindi per me c'è sempre stata massima volontà. Ciao Riccardo, Marco Cassa, 808 pagine. Ciao. Volevo chiederti, il primo impatto con Novellino, lui ha voluto fortemente, così come ha voluto fortemente Borossini, ad Avellino su di voi punta molto, e immagino che loro vorrà chiudere e dovranno provare a fare. Certo, no, il mister è stata una delle chiavi fondamentali, perché comunque ci siamo sentiti molto in quest'estate e a lui ho sempre garantito, comunque ho sempre detto, tra virgolette, di aspettarmi, perché comunque per me è un onore lavorare con un mister che ha fatto comunque la storia del calcio italiano, e quindi è soprattutto lui che per me nella fase difensiva sarà un grande vantaggio lavorare con lui, e quindi io ho sempre detto che la mia volontà era quella di venire qui. E lui mi ha sempre rasserenato che, nonostante comunque il ritiro non avessi fatto con loro, però ci sarebbe stato tempo per lavorare, insomma. Riccardo, volevo anche chiedere, l'anno scorso intervistando Tovalieri a Roma in occasione dell'incontro con i tifosi bianco-verdi della Capitale, sì. Lui spese delle parole bellissime. Anche lui ha giocato con Avellino, che ha parlato in qualche modo in questi giorni in attesa che tu trasferissi qui, della piazza, di cosa ti attende. No, il mister, comunque l'ultima volta che l'ho visto è stato un anno fa, lui mi ha allenato 2 anni quando ero molto piccolo, però comunque lui so che è stata una chiave importante per questo passaggio, perché soprattutto lui, non parlo dell'allenatore, ma come persona è stato veramente fondamentale nel mio percorso di crescita, perché... Ma non dico a livello tecnico, ma soprattutto a livello umano mi ha dato molto, quindi se sono qui è anche lo devo anche a lui, insomma. Ciao, ti pensa Martino Sporto Ciano, volevo chiederti due cose. Se il peso delle aspettative può essere motivo di più per stimolo per stare bene, visto che questa piazza è un po' paradossale, appunto i giocatori molto attesi, certo, sottosannati, poi non sempre riescono a stare bene. In questo caso, se un giovane si deve
terribili, la strada dovrebbe, certo, essere spianata. La seconda domanda è: a chi ti ispiri come calciatore? Ho letto che è stato un po' paragonato a Battaglia, ma penso che la strada, certo, la no, è chiaro che ho, con le persone con cui ho parlato, comunque il mio procuratore, la Roma, il Sassuolo, mi hanno sempre detto che questa è una piazza bellissima perché è molto calorosa e rispetto a molte altre magari ti mette quella pressione in più che magari senti in campo, però allo stesso tempo questa pressione ti dà stimolo, secondo me, ma soprattutto a un ragazzo come me che esce dal settore giovanile, dove magari i tre punti non sono così fondamentali come in un campionato dei grandi. Fare questo passaggio, secondo me, per me sarà fondamentale per crescere sia sotto il profilo tecnico ma soprattutto umano. E sul discorso di Barzagli, io ho sempre detto che lui, secondo me, è uno dei più forti che c'è in Italia. È chiaro che per arrivare ai suoi livelli la strada è lunga, perché lui ha vinto tanto, ma è stato centrale della nazionale per anni. Però comunque è un traguardo che mi sono posto e spero di arrivarci. Carlo, ciao, Domenico Zappella, prima Tele Nostra. Ciao. Questo peso della responsabilità, solo 19 anni di te si parla bene, tanto che si dice che sei uno dei prospetti italiani più importanti per quanto riguarda la difesa, e anche tutte queste strategie di mercato dove sono circolate belle cifre, certo, sulle tue prestazioni. Ti hanno in un certo senso dato un'ulteriore responsabilità dal punto di vista mentale, psicologico, oppure tu sei concentrato solo ed esclusivamente sul campo? No, ma è chiaro che comunque quello che è successo quest'estate un po' ti scuote, perché comunque io ho fatto 10 anni alla Roma e ero legato comunque a quella maglia, però comunque c'è stata una grande occasione, quella del Sassuolo, che ha fatto un grandissimo investimento su di me e ripeto, ho fatto il ritiro con loro e hanno valutato questa opzione. È chiaro che un ragazzo della mia età magari tutte questi passaggi di proprietà, cessioni, prestiti possono condizionare, ma io, cioè, adesso sono concentrato al 100% qui. Era quello che volevo da inizio dell'estate, la mia famiglia lo sa, e quindi adesso che sono qui sta a me e darò il massimo. Ciao Riccardo, ora del dito di News 22, dove hai fatto un mondiale con del 20, pensi già del 21, i pensieri già questo ciclo mondiale? È chiaro che l'Under 21 è un traguardo importante, è un treno che per ora non è ancora arrivato, ma se arriverà dovrò prendere al volo e cercare di non scendere più. Per quanto riguarda il mondiale, è stata una delle esperienze più belle della mia vita, perché ci siamo calati in una realtà così importante dove il livello si è alzato tantissimo. Poi comunque un mondiale, che sia under 20, che sia dei giovani, che sia dei grandi, è comunque una grande vetrina e fa sempre piacere giocarlo, insomma. Guarda, per quanto riguarda quello che darà la stagione, secondo me è un po' prematuro porsi dei limiti e credo che per una piazza così importante non ci sia diciamo, posizione prestabilita, ma bisogna vivere partita dopo partita e a fine anno tirare, insomma, le somme. Per quanto riguarda i rigori, è chiaro che io sono rigorista, ma ripeto, sono l'ultimo arrivato, entro in punta di piedi e quindi per adesso non la metto come opzione, insomma. Il mister, ripeto, ci ho parlato tantissimo, soprattutto al telefono in quest'estate, ripeto, lui è stata una delle chiavi più fondamentali per il mio passaggio all'Avellino, perché lui è bravissimo, è uno dei migliori nella fase difensiva e quindi per me è fondamentale lavorare con lui. Oggi che sono arrivato era contento, l'ho visto felice, perché comunque anche lui come me mi aspettava e quindi, diciamo, eravamo felici entrambi. Grazie.
Carlo, ci puoi tranquillizzare anche un po' sulla tua condizione fisica, perché ovviamente abbiamo seguito tutto il tuo precampionato, soprattutto con il Sassuolo, non hai giocato quasi mai, certo, perché si diceva di questo infortunio. Come stai e soprattutto quando vedremo in partita al 100%? No, io ho iniziato il ritiro con un giorno di ritardo, perché il passaggio al Sassuolo è avvenuto proprio il giorno della partenza. Però avevo iniziato il ritiro bene, poi ho avuto un problemino alla caviglia, ho avuto una piccola distorsione, sono stato fermo una settimana e mezzo e poi piano piano sono rientrato gradualmente nel gruppo e ora erano già 2 settimane che mi allenavo stabilmente con la squadra. E per quanto riguarda le partite ho fatto già 2 amichevoli in ritiro e una volta rientrato dall'infortunio ho giocato un amichevole durante la settimana, 90 minuti contro la Primavera, quindi come condizione adesso sto bene. È chiaro che rientrare nei contrasti al 100% adesso non è facile, però non penso ci vogliano tanti giorni, insomma. Ieri sera sono stato tutti i tifosi da Avellino, hanno scritto in tanti su Instagram, sì. Che gli altri si fatto, non hanno mai visto il video sulla puntata di Avellino sul calore, certo, no. I tifosi dell'Avellino sui social, non solo ieri sera, mi hanno mandato tantissimi messaggi dall'inizio dell'estate, e quindi quello per me è stato uno dei motivi più importanti, che mi ha fatto capire che comunque qui questa piazza è bellissima, la tifoseria è una delle più importanti in categoria. E poi ho visto tantissime foto, mi hanno mandato tantissime foto della curva e non vedo l'ora sabato di vederla piena, insomma. Prima video, poi dopo.